Rilasciato ben 7 anni fa, l'originale Mafia riuscì ad affermarsi come uno dei migliori titoli action free roaming per PC di sempre. L'atmosfera da gangster story matura e cinematografica si contrapponeva allo stile al tempo ben più scanzonato del rivale Grand Theft Auto, e l'eccezionale riproduzione delle atmosfere degli anni 30 riuscì a conquistare critica e pubblico. Da allora, in ambito videoludico, le cose sono cambiate non poco, e la creazione di un sequel efficace che si inserisca a dovere nella corrente generazione presenta per gli sviluppatori di 2K Check ben più di una sfida. La presentazione tenutasi presso gli studi di 2K di Londra ha rivelato un prodotto già sufficientemente maturo da potersi mostrare, di cui vi riportiamo le immagini. È bene comunque tenere presente che si tratta di una versione pre-alpha, priva dunque di qualunque genere di ottimizzazione e rifinitura. Pur proponendosi come sequel, Mafia 2 non continua la storia narrata nel predecessore, ma cambia personaggi e location, proponendo questa volta Empire City, metropoli fittizia ispirata alla grande città della East Coast, in particolare New York. Il giocatore si troverà nei panni di Vito Scaletta, giovane italo-americano di umili origini, che fresco di ritorno dai campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, prova il forte desiderio di vivere una vita agiata, in netta contrapposizione con il suo passato fatto di stenti. Questi desideri lo porteranno ad unirsi a Joe Barbaro ed Harry Tomasino, al servizio del boss mafioso De Luca. Le prime sequenze di gioco ci hanno permesso di apprezzare una delle vie di Empire City, che da subito si distingue per l'ottimo livello di dettaglio. La qualità e la varietà nel design dei passanti la fanno da padrone, calando il giocatore in un ambiente visivo e sonoro convincente, fatto di strilloni che vendono giornali, lustrascarpe e passanti vestiti nei modi più diversi. Vito raggiunge Joe ed un terzo giovanissimo scagnozzo. La sequenza di guida che segue permette di farsi un'ottima idea della gran varietà di differenti architetture che Empire City presenta. Il volume del traffico è convincente, così come l'alto numero di passanti. Si giunge così nel parcheggio sotterraneo di un albergo, al cui 15° piano sta per avere luogo un importante meeting presieduto dal don della famiglia rivale dei Clemente, occasione perfetta per un bel botto. Mentre il guidatore aspetta paziente in macchina, Vito e Joe si fanno strada verso il tetto, dove si scatena la prima sparatoria con delle guardie che non si fanno convincere dalle uniformi da lavavetri. Oltre alla fedele riproduzione delle armi, si nota l'implementazione di un intuitivo sistema di copertura di stampo classico, che permette di sporgersi e far fuoco con precisione grazie al mirino in sovraimpressione. Il fatto che esso sia l'unico elemento visibile dell'interfaccia di gioco non è dovuto ad una scelta, ma alla sua natura ancora provvisoria. Nella versione definitiva saranno infatti implementati gli indicatori relativi alle munizioni ed all'arma impugnata. La salute è invece rigenerativa e non necessita dunque di una barra. Hold on, it's gonna get... Con un piccolo salto temporale passiamo ad un'altra sparatoria, quella che si scatena all'interno dell'albergo a seguito dell'esplosione della bomba, che purtroppo non ha messo a riposo Don Clemente, il quale si era fortuitamente preso una pausa toilette durante l'attentato. Da notare la buona intelligenza artificiale dei nemici, che oltre che a defilarsi dal fuoco sono in grado di realizzare coperture improvvisate rovesciando ad esempio un tavolo. L'ambiente interno, molto più ricco di dettaglio rispetto ai tetti, permette di apprezzare la buona simulazione della fisica, che permette di distruggere una buona parte degli oggetti, come bottiglie e separi di vetro. Per quanto durante i concitati scambi a fuoco sia difficile notarlo, davvero notevole è la cura riposta nella riproduzione dell'arredamento del tempo. Diversi tipi di moquette, lampadari, divanetti, la sala bar, tutto si amalgama in un'atmosfera perfettamente anni 50. Shit, assholes! Careful!
Lo scontro a fuoco continua nel locale lavanderia, fino a raggiungere l'agoniata macchina. La fuga sulle quattro ruote lascia al giocatore il compito di guidare, mentre i compagni si occupano di tenere a bada gli inseguitori. Questa missione tipo restituisce efficacemente l'idea di come si presenterà il titolo, ovvero un action con una forte componente narrativa che si sviluppa all'interno di un ambiente cittadino liberamente esplorabile, completo di negozi e missioni secondarie. L'ottimo livello registico e interpretativo delle cutscene conferma la grande importanza che gli sviluppatori danno alla componente cinematografica, proponendo oltre due ore di sequenze di intermezzo con chiara ispirazione filmica, in particolare a mostri sacri del calibro di quei bravi ragazzi di Scorsese. Per quanto i dettagli siano ancora pochi ed il tempo a disposizione degli sviluppatori ancora abbondante, il primo sguardo a Mafia 2 rivela un titolo molto curato nei dettagli, che si propone innanzitutto di narrare un'intensa gangster story costellata di personaggi convincenti. La qualità degli scontri a fuoco sembra già fin d'ora ottima, mentre è ancora troppo presto per pronunciarsi sulla natura del free roaming e delle chance che esso offrirà. Il lancio multipiattaforma su PC, PlayStation 3 ed Xbox 360 è previsto verso fine 2009. Nel frattempo rimanete con noi per nuovi aggiornamenti che non tarderanno ad arrivare. Oh,